intanto all'inizio non si riusciva a raggiungere perché era impossibile raggiungere sti luoghi, perché c'erano solo alberi caduti ed era, ci si perdeva dentro, non ci si poteva infilare, era come entrare in un Shanghai, insomma c'è proprio una roba incredibile. Però poi appena ho potuto raggiungerlo mi sono accorto che era caduto tutto, erano rimasti in piedi tre alberi e quindi noi abbiamo visto cadere un pochino la storia che abbiamo dietro, no? C'era bisogno di riuscire ad intervenire in questa filiera accelerata per salvare quello che noi abbiamo detto, salvare il legno della musica, salvare la musica del futuro, perché altrimenti quei tronchi non riconosciuti come tronchi di pregio sarebbero stati sommariamente caricati sui camion e spediti in tutte le segherie italiane all'estero, dove sono finiti per fare tutt'altro. Hanno aderito più di 900 persone, di cui un buon 25% dall'estero. La notizia è rimbalzata su tutti i media, quindi ha portato veramente una grande notorietà a questa operazione. Abbiamo raccolto circa 250.000 euro come prestito, perché noi non siamo una onlus e quindi restituiremo questo denaro nell'arco dei prossimi 2 anni.